Questa intervista è parte di una serie di interviste condotte a persone che hanno fatto da mediatori culturali per la ricezione di Virginia Woolf in Italia, per il mio progetto di ricerca Virginia Woolf in Italian Readers, finanziato dall'Unione Europea con una borsa Marie Curie nell'ambito dei progetti di ricerca e innovazione Horizon 2020. Oggi intervisto Alessandra Bocchetti, che ringrazio per la sua disponibilità, una figura importante del femminismo italiano. Autrice di Cosa vuole una donna, edito da Tartaruga nel 95. Alessandra Bocchetti scrive per diverse testate nazionali, ha lavorato per la RAI, ma soprattutto è qui in qualità di fondatrice, cioè una delle fondatrici del Centro Culturale Virginia Woolf di Roma. Ecco, parto quindi proprio da questa domanda. Come nacque e da chi nacque l'idea di chiamare questo centro culturale, che poi era un centro femminista, magari ci dirai tu qualcosa di più, come nacque l'idea di chiamarlo proprio Virginia Woolf? Dunque, eravamo intorno al 77 quando ci venne in mente di fare un centro studi che continuasse un po' il lavoro che si era cominciato già in alcuni collettivi femministi. Tieni conto che il 77 era già il momento in cui la vita dei collettivi si andava un po' spegnendo. E quindi noi avevamo l'esigenza di mantenere quell'impresa che noi avevamo cominciato, che era questo riattraversamento della cultura per vedere nella cultura occidentale soprattutto, quello che ci poteva servire, quello che non ci poteva servire, quello che potevamo prendere, quello che poteva restare con noi e quello che dovevamo rigettare. Al fine di trovare una definizione dell'essere donna che venisse soltanto dalla nostra esperienza e non dai dettati della doxa o della tradizione o della cultura patriarcale. Che cos'è una donna? Volevamo scoprirlo soltanto attraverso la nostra esperienza. Questo, si è chiamato in Italia il neofemminismo. Comincia negli anni 70. Negli anni 70 c'è un salto nel femminismo, c'è una cesura, perché noi diciamo c'è il femminismo dell'uguaglianza e c'è il femminismo della differenza. Negli anni 70 comincia il femminismo della differenza. Che cosa significa questo? Significa che si abbandona quel tipo di lotta emancipatoria, voler arrivare, cioè l'essere come un uomo visto come un punto d'arrivo, avere le stesse libertà, avere le stesse possibilità, avere. No, a quel punto noi volevamo di più. Volevamo di più. E quindi la nostra grande leva è stata la differenza, l'essere differenti. Tieni conto che la nostra generazione è stata la generazione che ha più creduto all'uguaglianza, perché veramente con i nostri contemporanei, con i nostri, quelli che sono stati poi i nostri mariti, i nostri compagni, abbiamo fatto veramente un insieme molto stretto. Abbiamo fatto insieme la politica, abbiamo fatto insieme l'università, abbiamo fatto insieme viaggi, abbiamo fatto insieme progetti. E però a un certo punto, no, si è visto che questa cosa non funzionava. E che non si andava avanti e quindi subentra quest'altra idea della differenza. Con l'idea della differenza entra nella nostra vita, no? Virginia Woolf, perché Virginia Woolf è stata con i suoi due libri politici, Una stanza tutta per sé e Le tre Guinee, proprio la prima teorica del femminismo della differenza, essere differenti. Lei ci ha insegnato questo sguardo lontano, questo sguardo estraneo. Lei diceva, no? Io voglio fare una società delle estranee. E noi siamo state negli anni 70, il femminismo è stato, no? Una sorta di società delle estranee, perché addirittura i rapporti, ecco, la differenza con il femminismo dell'uguaglianza, che aveva in un certo senso
una via abbastanza legata alle istituzioni, un dialogo con le istituzioni continuo, mentre il femminismo della differenza rompe questo, no? C'è una rottura, no? E c'è una sorta di sospensione della cittadinanza, dove le donne si chiudono nel senso che questi gruppi erano assolutamente separatisti, no? Io dico sempre non entrava nemmeno un idraulico al Virginia Woolf. Per studiare, per capire dalla nostra esperienza che cos'è una donna, attraverso tutta la cultura, però, non soltanto una cultura di donne. Noi leggevamo anche libri di uomini, e anzi, eravamo abbastanza criticate per questo, no? Perché non si capiva dall'esterno che tipo di operazione si facesse. È stata una stagione molto ricca e Virginia Woolf è stata la prima teorica del pensiero della differenza. Questa è una cosa che mi interessa molto, anche perché è un'analisi che sto portando avanti, insomma, anche leggendo le carte della Libreria delle Donne di Milano e della Biblioteca delle Donne di Parma, che erano due importanti centri per il femminismo della differenza, in cui Virginia Woolf ebbe un ruolo importante, ad esempio, nelle letture che fecero con il gruppo Romanzi, che appunto usavano con una traccia simile, no? Cioè usavano la letteratura per trovare la definizione della donna e un linguaggio che potesse raccontare l'essere donna. E quindi, visto che appunto dici questa cosa che mi interessa poi moltissimo, cioè che Woolf la consideri la prima teorica del femminismo della differenza, dal punto di vista proprio pratico, che tipo di incontri ed eventi furono organizzati e dedicati a Woolf nel centro culturale Virginia Woolf? Cioè, ci furono delle letture collettive, ad esempio, delle lezioni specifiche, dei corsi? Allora, dunque, non ti ho detto che chi volle assolutamente chiamare questo centro Virginia Woolf, dedicarlo a Virginia Woolf, fu Miki Staderini, che è stata la femminista che, diciamo, la più fondatrice di tutte di questa impresa. Che cosa facevamo per Virginia, per far conoscere Virginia? Ma certo, c'erano gruppi di lettura, c'erano seminari, c'erano conferenze, però noi facevamo anche delle cose abbastanza pratiche. Noi abbiamo editato nella nostra piccola casa editrice, perché noi avevamo anche una piccola casa editrice, eccocelo qua, guarda, l'ho preparato, questo, vedi, Virginia Woolf Lettere. Vedi, ecco, questo Sì. è rarissimo. Wow. Questo è rarissimo e fu un lavoro sulle lettere di Virginia fatto da Maria Luisa Staldi, Ginevra Bonpiani e Nadia Fusini. E sia Nadia sia Ginevra fecero, no, dei seminari. I seminari erano seguitissimi. Il nostro meccanismo era, diciamo, un centro culturale dove ogni donna si doveva iscrivere, doveva scegliere fra varie attività che si offrivano ogni anno. I seminari su Virginia Woolf erano sempre un grandissimo successo, anche perché era un cercare insieme. Non era soltanto una passione letteraria, no, quello che ci portava, non era soltanto letteratura. Questo vorrei far capire. Era qualcosa di più, qualcosa che ci riguardava, qualcosa che noi affrontavamo per trovare senso a noi stesse, dare senso all'essere donna, un senso appunto che ci somigliasse, finalmente che ci somigliasse. Quindi era un lavoro soprattutto politico. Non era soltanto un lavoro, diciamo, che riguardava la letteratura e la cultura, era soprattutto un lavoro politico. E noi abbiamo fatto questo con lei. Ecco. E lei ci ha dato moltissimo su questo, naturalmente. Ecco, questo mi ricorda una tua affermazione, perché parlando del centro, tu una volta hai detto che non si praticava il sapere per il sapere, ma il sapere che permettesse di pensare. E da quello che mi dici, Woolf fu fondamentale proprio per questo. Fondamentale,
Fondamentale. Fondamentale, fondamentale proprio per quella teorizzazione del senso dell'estraneità, cioè per trovarsi bisognava veramente rendersi estranei al tipo di società, alla cultura stessa a cui noi appartenevamo. Dovevamo trovare un punto di estraneità. C'era a quell'epoca anche Carla Lonzi che ha scritto Sputiamo su Hegel, dove è scritta una frase molto significativa, che dice: siamo state fuori dalla storia 2000 anni, approfittiamone. Certo, che è molto Approfittiamone. simile a quello Cioè, che dice. questo significa non entriamo, non finalmente vogliamo entrare, no, approfittiamo di questo essere state fuori, perché questo essere state fuori ci ha dato qualcosa che ancora non è parlato, che ancora no, che ancora cerca senso e cerca parole. E questo è stato il nostro lavoro. Quindi, lavoro soprattutto politico. Politico femminista. Ecco, però tu dicevi che proprio di recente, durante un evento della Italian Virginia Wool Society, raccontavi che non sei diventata femminista con Wolf, perché quando hai letto La stanza tutta per sé eri già femminista. Però hai anche raccontato che il primo, non so se poi era il primo libro che hai letto di Wolf, anzi ti chiedo se fu il primo o se invece fu un altro, ma quando tu lessi Al Faro, leggesti Al Faro, eri ancora. Ancora, scusami, adesso ho detto così, eri una giovane madre che però non era Certo. ancora, non avevi ancora quell'impegno nella No, certo. politica femminista e quindi ti volevo chiedere come fu quella prima lettura di Woolf. Guarda, è stato il primo libro di Virginia Woolf che ho letto, Al Faro. Perché lo leggo all'essere madre, no? Perché intanto era proprio quel periodo, no? Io avuto un figlio. E quindi mi ritrovavo in una situazione nuova. Leggendo Al Faro, io ritrovavo questa comunanza del dover accudire, del dover pensare alla felicità degli altri, a doverli sistemare, a dover parare i colpi. E questa era, diciamo, l'attività diurna. E poi c'era soprattutto il notturno. Il notturno era il silenzio che finalmente calava nella mia casa, tutti dormivano e c'era quel momento di identificazione veramente con la signora Ramsay, in cui lei, no, nella notte finalmente sente questo tempo, no, suo, no? E questo e questa sua grande, diciamo, densità di anima, di cuore nel notturno. Questa, diciamo, è la spiegazione che io ti do conscia, no, cioè della mia coscienza. Se tu mi dici qual è il rapporto che ci hai avuto, che hai sentito stretto nel momento in cui tu hai letto questo libro, è questo. Poi io però credo che ci sia anche una parte inconscia e oggi forse sono in grado di dirlo, perché Alfaro è una promessa, no? Andare al faro è una promessa ed è una promessa che fa una donna ed è, diciamo, l'autorità del cuore, no? E questa promessa ancora dura, ancora, cioè per noi donne ancora dura, no? C'è qualcuno che ti dice che puoi andare al faro. E questo andare, no, è vero ancora oggi, io lo prendo in senso, diciamo, più politico. Noi Certo. ancora stiamo sulla strada del faro, è una donna che ce lo promette, sono una cultura patriarcale che invece ci allontana, ma siamo in questa dialettica, siamo in questo cammino. Beh, bellissima questa immagine della promessa, non ci avevo mai riflettuto e mi piace anche pensarla con un doppio binario, cioè da un lato è una promessa verso le donne, ma è anche una promessa
che Mrs. Ramsay vorrebbe fare al proprio figlio, e quindi una promessa di costruzione di un futuro in cui farà bello, in cui sarà sereno. In cui farà bello, sì, certo. Sì. E, senti, tu ricordi per caso, so che non si parla a nome di altre, però se magari ricordi se ne parlò nel centro, cioè al centro culturale Virginia Woolf di questo romanzo, come se venne affrontato magari con seminari in particolare, perché ad esempio ti chiedo questa cosa perché alla Libreria delle Donne di Milano venne letto appunto all'interno del collettivo del gruppo Romanzi e non fu, cioè, allora piacque ovviamente, però non finì di convincere proprio per i due ruoli molto rigidi che avevano le due protagoniste femminili, nel senso i ruoli più stereotipati, quindi l'artista crea dal punto di vista artistico, però rinuncia alla famiglia per farlo, invece la madre crea il benessere della propria famiglia, ma rinuncia a creare per se stessa. Anche tu hai avuto questo tipo di lettura o era una lettura, un tipo di lettura condivisa, o se invece ricordi se vi concentraste su altro? Ma ti ripeto, io ho letto questo libro, è stato il primo che ho letto di Virginia e l'ho letto prima del mio femminismo. Quindi io questo approccio, questo taglio di lettura non ce l'ho avuto. Al centro, adesso non ricordo perché è stata fatta tantissima attività Certo. intorno ai libri di Virginia. Però mi pare che questa, diciamo, questa osservazione, questa critica, non c'è stata perché, vedi, era un modo di leggere, questo è un modo di leggere il libro dall'esterno. E noi, come ti ripeto, facevamo un altro tipo di pratica. Noi leggevamo il libro dall'interno, no? Cercavamo quello che, appunto, potevamo prendere, quello che riconoscevamo, quello che, no? E quindi era un altro tipo di lettura, era un tipo di lettura politica. Non so se sono riuscita a comunicarlo. Sì, io credo di sì. Grazie. Credo che sia poi anche molto difficile, beh, un po' come dici, troppi gli eventi organizzati per ricordare una cosa specifica, e io stessa ho un riscontro che mi viene dagli appunti dei gruppi di lettura che ho letto, ma poi chi lo sa, no? Le singole lettrici cosa hanno pensato con il libro tra le loro mani, quindi insomma è una. Cerco di generalizzare per trovare una chiave di lettura, ma ovviamente è impossibile nella lettura del singolo e della singola. Allora, ti chiedo invece un'altra cosa a proposito del centro culturale, visto che tu hai detto che il vostro rapporto con Woolf al centro è stato anche fisico ed esperienziale. Cosa significa? Perché dici fisico ed esperienziale? Ma perché alla fine, no, era una di noi in un certo senso, no? Cioè era una maestra, era una grande autorità. E quindi con l'autorità si ha sempre un'esperienza ravvicinata, no? L'autorità sei tu che la riconosci e quindi sai sempre il nome e cognome di chi ha autorità su di te, a differenza del potere, per esempio, no? Il potere si impone, invece l'autorità sono io che la conosco, la riconosco e che la do. Quindi, è sempre un po' il discorso dell'esterno e dell'interno. Noi vivevamo con Virginia Woolf in un interno molto indaffarato, fra politica, fra ricerca di sé, su tanti piani. E quindi non era per noi soltanto un'autrice, una grande scrittrice. Ma era una grande maestra per come sapeva guardare la vita. Ecco. Quindi facevamo anche delle attività particolari. Lo so, per esempio, la facoltà dell'università no, a Cambridge, dove il collegio, no, dove è stata fatta la conferenza, una stanza tutta per sé. Io lo sono andata a cercare, cioè io mi sono messa in viaggio
vedere fisicamente e celebrare in un certo senso, no? Questo luogo che per noi è stato poi, per la nostra storia, è stato così importante. E mi ricordo che, cioè, tu vuoi che io racconti quella storia? Assolutamente, io voglio che tu racconti del pellegrinaggio a Newham Ecco, College. sì. Allora, niente, guarda, tra l'altro a farmi da Virgilio fu la figlia di Nadia, Barbara, che a quell'epoca lei era a Cambridge e stava al King's College. Allora è stata una cosa strana perché io ho proprio rivissuto in un certo senso una stanza tutta per sé, l'esperienza di quando Virginia va, no? A Cambridge e si trova a calpestare i prati, si trova in queste grandi sale, in questa mensa dove tutti questi grandi ritratti dei benefattori dell'università erano appesi al muro e quindi c'era una sorta di autocelebrazione no? di questa grandezza dell'istituzione. E anche noi andammo a pranzo al King's e quindi anche io mi ritrovai sotto questi grandi ritratti in questo ambiente così sacrale. E poi io chiesi appunto a Barbara, ho detto, Barbara, adesso mi porti per favore a Newnham, che era questo college che è stato uno dei primi dei collegi femminili, no? E infatti andiamo, ci incamminiamo e man mano che ci incamminiamo, siccome il Newnham non sta proprio al centro di Cambridge, sta un po' distanziato, man mano che già camminiamo, già le architetture che ci circondavano, no, diventavano un po' più modeste, modeste, no? Lasciavamo quei grandi e meravigliosi, no, college del centro. E quindi arriviamo finalmente a Newnham, che era una di una piccolezza e di una semplicità e di una modestia che sinceramente no, cioè, mi ha un poco sorpresa. E poi siamo entrate e Barbara, che mi faceva da interprete, chiese al portiere che era lì se lui sapeva dov'è che aveva dove è che Virginia Woolf aveva fatto questa conferenza e il portiere disse ma non so ma quando l'ha fatta una settimana fa l'ha fatta quando un mese fa e da lì abbiamo capito che assolutamente non sapeva nulla. Nel frattempo, mentre noi eravamo lì a chiedere questa cosa, alcune ragazze, no, passavano e sentivano quello che stavamo chiedendo e quindi anche loro, no, si sono avvicinate, hanno detto, ma davvero, Virginia Woolf ha fatto qui questa conferenza, ma noi non lo sapevamo. Ma, insomma, e quindi il nostro diventa un po' un drappello, un po' più numeroso. Il portiere ci manda dalla direttrice, dalla preside, diciamo. Infatti noi andiamo tranquillamente, andiamo e ci ritroviamo praticamente nella stessa situazione, perché questa signora ci dice sì, certo, lo so, è stato qui, però nessuno sa dove, no? In che sala, cioè, forse potreste chiederle alla bibliotecaria. Mentre noi andavamo per questi corridoi, il nostro drappello diventava sempre più grande perché tutte le ragazze si passavano voce dicendo che noi stavamo cercando la stanza dove Virginia Woolf aveva fatto questa famosa conferenza e che quindi loro erano tutte entusiaste di scoprirla con noi. E quindi eravamo ormai una decina, eh? E andiamo dalla vecchia bibliotecaria, che era veramente una signora vecchia vecchia, alla quale noi rivolgiamo la stessa domanda e che credo per pietà, per compassione o ecco, per quell'attitudine, no? Della generosità del cuore, ci dice probabilmente l'ha fatto in questa stanza qui e ci porta in una stanza adiacente alla biblioteca. Lì naturalmente restiamo un po' in raccoglimento,
ci crediamo e non ci crediamo, ma questa è stata la nostra avventura. Dopodiché, però, cioè, per uscire da questo anonimato, da questa dimenticanza, da questa cosa che a noi ci sembrava gravissima, no? Una cosa così importante, no? Per la vita delle donne, che addirittura si perdesse, si cancellasse, no? In questo modo ci faceva impressione. Allora abbiamo fatto una cosa, che ogni anno, nella data della conferenza, mandavamo dei fiori a Questa questo cosa è padre. bellissima. Sì, è stato bello. È durato parecchi anni e poi anche questo con la chiusura del Virginia Woolf si è perso. Ecco, mi domando se da allora hanno messo poi una targa anche solo nel Ma college non lo so. per Io mi auguro, dire. perché Me lo auguro anch'io. in genere gli inglesi le targhe le mettono, no? Certo. Dappertutto. Qui è Ma guarda. vissuto, qui è stato, qui è Esatto. fatto, qui è morto, qui è eccetera. E invece là niente, cancellato completamente. Sì, e E mi dire do. che questo è un college, no, retto da donne, ancora un college femminile. Certo. No, no, Altra è. cosa, fisica che noi abbiamo fatto, abbiamo preso la sciarpa del collegio e ne abbiamo fatto la sciarpa del nostro centro. Ce l'ho pure qua, te l'ho preparata che è qua. Vedi, bellissima Fantastico. perché grigia, blu e gialla. E questa era la sciarpa che noi qua in Italia, nel centro culturale Virginia Woolf, portavamo d'inverno naturalmente e l'abbiamo presa da lì. Altra cosa, diciamo, fisica, che tu cerchi questa fisicità. Altra cosa di fisicità che abbiamo fatto delle mostre e questa era una cosa Ecco, molto molto carina. questo è un altro punto che mi interessa. Delle mostre, dunque, sempre io e Nadia, sempre, ci veniva in mente, no, di fare queste cose, poi pigliavamo e partivamo. Siamo partite, siamo andate a Londra, siamo andate a Londra. A Londra c'era un piccolo, davanti al British, c'era un piccolo negozietto che si chiamava Bloomsbury Shop. Ed era, e c'era un signore molto simpatico, molto amabile, che si chiamava Bradshaw. E lì, in quel posto, tutti gli eredi, i vari eredi, si vendicchiavano, si vendevano tutte le cose, le prime edizioni, libri, i quadri di Vanessa, i quadri del, no? Che ancora a quell'epoca non erano tanto valorizzati come sono adesso, no? E così andammo noi tranquillamente, dicendo, abbiamo visto che c'erano una serie di quadri del gruppo, della sorella di Virginia, Vanessa, e di altri, tutti appesi alle pareti, questi, tutti quanti gli eredi si stavano vendendo queste cose, chiaramente, quello era la fonte. Piccoli quadri erano, non erano grandi, erano piccoli. E niente, dicevo, senta, ma noi vorremmo fare una mostra di questo, a Roma. E lui disse, ah sì, va bene, dice, io ve li do. Quanti ne volete? Allora io e Nadia restiamo un po' sorprese. Beh, dice, noi ne vogliamo, non so, ce ne dia, boh. Incominciava a dire questo, 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 questo e questo, e man mano che noi lo dicevamo, questo signore staccava, e diceva: bene, c'avete dove portarli? C'avete qualcosa per metterli dentro? Non c'avevamo neanche quello. Allora lui ci presta una grande sacca e noi abbiamo messo questi quadri dentro questa sacca e ce le siamo andate con una facilità, promettendogli che gli avremmo comunicato la data della mostra, e così è stato di una semplicità veramente sorprendente. Io e Nadia ci siamo ritrovati con una quindicina di quadri dentro questa sacca, anche un po' preoccupate, nel senso, Certo. no? Ce li danno così una grande responsabilità. E così a Roma abbiamo fatto questa prima mostra. Abbiamo fatto la mostra del gruppo Omega. E poi, siccome ci avevamo preso gusto a questa cosa delle mostre, ne abbiamo fatto un'altra sulla Hogarth Press. Eccolo qua, guarda, per voi noi erano i nostri cataloghi, erano piccoli cataloghi, vedi? Bellissimo.
anche questi sono diventati rarissimi, dove c'era in questo c'era, guarda, vedi, questa Bellissima, sì, la pressa. era, ecco. E qui abbiamo fatto le copertine dei libri della Hortas. E abbiamo fatto una bellissima mostra sulle copertine. Naturalmente erano fotocopie, alcune erano autentiche, no? Due, tre erano autentiche. E gli altri erano semplicemente delle fotocopie a colori molto belle e che noi facevamo sempre in sede, no? Ecco, è Bellissimo. un'attività. Poi ce ne fu un'altra su Dora Carrington, che anche questa fu una mostra molto carina, vedi? Sì, Erano, non so, bellissimo. noi siamo stati, come sede siamo abbiamo cambiate, cioè siamo stati prima nella sede storica del Governo Vecchio, che era una sede occupata da vari collettivi femministi, e noi eravamo uno fra i tanti. Poi ci hanno spostato, perché quel palazzo doveva servire non so bene a che cosa, perché pensa che ancora adesso è chiuso e praticamente non ci hanno fatto assolutamente nulla, neanche il restauro. Quindi sono passati anni e anni e anni. Ti dico che noi abbiamo alla fine, al metà degli anni Ottanta, diciamo, ma nell'83 forse abbiamo lasciato il governo vecchio, siamo stati in una sede provvisoria, poi siamo andati nell'attuale Casa Internazionale delle Donne a Via della Lungara, ma poi proprio perché il centro si ingrandiva e aveva bisogno di una vera e propria sede, ci siamo spostati in Via dell'Orso. E Via dell'Orso era un appartamento, praticamente occupavamo un appartamento tutto nostro. E lì sono stati, diciamo, gli anni finali, anche più importanti, cioè ci siamo stati circa 10 anni. Ecco, ma come si chiude poi l'esperienza del... Perché ti ho sempre chiesto, mi sono sempre interessata su come si apriva questa esperienza, ma poi Come si invece... arriva a questa chiusura, alla chiusura di Virginia Woolf? Perché è finita un'esperienza. Finita un'esperienza. Io adesso, guarda, siccome sto scrivendo sto mettendo insieme il materiale per il mio secondo libro, che va dal 96 ai giorni nostri, e proprio ho lavorato proprio su questo, sulla chiusura del Virginia Woolf, su questo passaggio difficile, perché è un... Ma io te lo spiego sempre in chiave politica, perché io sono una politica, non sono una letterata come voi. Certo. Quel processo, no? Che noi abbiamo dato nome liberazione, che era diverso dall'emancipazione. Cioè, questo è lo stesso discorso fra uguaglianza, il femminismo dell'uguaglianza e il femminismo della differenza. Il femminismo dell'uguaglianza mirava all'emancipazione, cioè emanciparsi, lavorare, poter fare tutte le professioni possibili, avere un lavoro, avere. E questo però ci siamo accorte naturalmente che questo non ci bastava, che noi volevamo di più, no? E che si doveva fare un lavoro all'interno di noi stesse, cioè tirare fuori il patriarcato, quel patriarcato che ci occupava, che era entrato dentro di noi, era entrato dentro le nostre teste e ci faceva ragionare in un altro modo. Questo percorso, in cui Virginia Woolf è stata fondamentale, questo percorso noi l'abbiamo chiamato liberazione, che era diversa da emancipazione, no? L'emancipazione, ti dico, portava all'uguaglianza, e questo invece portava a un nuovo senso di se stessi. Questo era il lavoro che abbiamo fatto. Naturalmente, questa coscienza di sé, alla fine, ti faceva guadagnare, no? Un modo di pensare diverso, un punto di vista diverso sulla realtà, sui rapporti umani. Abbiamo tanto lavorato sulla maternità, abbiamo lavorato sul rapporto con gli uomini, sulla sessualità, sempre cercando, no, di dare un senso che partiva da noi. Bene, questo passaggio praticamente ti formava un soggetto politico,
cioè un nuovo soggetto. E questo nuovo soggetto era pronto per uscire da questa sospensione di cittadinanza che io ti ho detto. Noi eravamo pronte ad affrontare in un certo senso, no, il mondo, perché era la libertà stessa che tu avevi conquistato, che ti rendeva alla polis. Perché noi eravamo fuori della polis. In questo femminismo, quando io ti dico sospensione della cittadinanza, ti dico che noi eravamo fuori dalla polis, no? Eravamo mondo a parte. Per metterci al mondo veramente, noi abbiamo dovuto fare un mondo a parte per un certo periodo di tempo. Quando questo lavoro è finito, è stato portato a termine, bene, allora tu, cioè proprio la tua liberazione, proprio il tuo essere un nuovo soggetto politico cosciente di sé, ti portava fuori, cioè ti portava non più al mondo chiuso, no? Nostro, ma ti portava fuori, ti portava alla polis, no? Alla polis. Il Centro Culturale Virginia Woolf non è stato come la Libreria delle Donne di Milano. La Libreria delle Donne di Milano ha mantenuto questo essere mondo a parte, tenacemente, e non ha mai ceduto sul rapporto con le istituzioni, eccetera. Mentre invece noi del Virginia Woolf di Roma, a un certo punto volevamo trasferire, no, trasferire, metterci anche alla prova, trasferire quella creatività e quell'energia che noi ormai avevamo fuori, perché dovevamo cambiare, no, il mondo, cioè oggi si dice un cambio di civiltà. Noi a quell'epoca ce l'avevamo ben chiaro nella nostra mente, no? Sapevamo perfettamente che il patriarcato nelle nostre teste era finito, perché non aveva più presa, ma il patriarcato comunque era nelle cose, nell'ordine delle cose, nell'organizzazione sociale. Nell'organizzazione sociale era ancora, no, segnava anche ancora i rapporti fra uomo e donna, e noi quello volevamo cambiare. Quindi a un certo punto è stato necessario uscire da questi luoghi, perché volevamo veramente cambiare, volevamo un cambio di civiltà. E quindi siamo andati fuori. Questo andare fuori, naturalmente, io ho cercato, no, di riuscire a mantenere questo dentro fuori, no? Alcune di noi sono entrate in Parlamento, io sono stata chiamata alla Commissione Nazionale Pari Opportunità. Cominciavano, diciamo, gli impegni, no? Gli impegni a cambiare il fuori, ecco. E quindi come luogo, no, si è in un certo senso è cambiato e si è indubbiamente, no, indebolito, perché noi continuavamo a fare dei progetti, ma questi progetti li facevamo fuori, li facevamo dove eravamo. Mi ricordo che Franca Chiaromonte, per esempio, quando era in Parlamento, organizzò il gruppo Emily, che fu un'esperienza anche abbastanza molto interessante. Io ho fatto varie cose all'interno della Commissione Nazionale Pari Opportunità, cercando sempre di portare il femminismo, quel femminismo della differenza, non il femminismo dell'uguaglianza, di cui questi luoghi erano pieni. Alla creatività del movimento femminista degli anni 70, le istituzioni hanno risposto inventando quello che oggi si chiama le pari opportunità. Le pari opportunità era, diciamo, la risposta delle istituzioni alla grande forza e potenza del femminismo. È qualcosa che è stato in un certo senso che ha remato contro, no, questa operazione che volevamo fare noi, no? Che ormai ci sentivamo, cioè, ci sentivamo cittadine, no? Ecco. Questo è stato il passaggio, non so se sono stata chiara. Moltissimo, anzi. Ti ringrazio perché proprio mi ha anche dato un quadro molto più completo, molto più chiaro forse anche di quello che era il lavoro dentro al gruppo, di cosa avete fatto e quanto è servito quello che avete fatto, perché alla fine ha trovato una sua conclusione con l'uscita dal gruppo, che non è stata una chiusura data da una stanchezza, impegni, altro da fare, ma
Beh, insomma, io non ti posso dire che non ci sia stata, perché è stata un'esperienza proprio fondante per noi e quindi Immagino. abbandonarla non è stato così liscio, eh? È stata un'esperienza abbastanza dolorosa. C'è ancora una parte che me la devo spiegare, eh? Me la devo spiegare. Io mi ricordo che organizzai un ultimo seminario con Agnès Varda sul cinema, un workshop. I nostri workshop erano sabato e domenica. Era sabato mattina, sabato pomeriggio e domenica mattina. Le donne venivano da tutta Italia per questi nostri workshop. E mi ricordo che organizzai questo workshop con Agnès Varda, che era una cosa bella, importante, no? Assolutamente preziosa. E mi ricordo che non ci furono iscrizioni. E da lì io ho capito che questa esperienza, no, era finita, che bisognava finirla e che così abbiamo fatto. Però non ti nascondo che in certi momenti, per esempio adesso, in un momento di passaggio come questo, che è un passaggio difficilissimo e le donne, cioè veramente, secondo me, si trovano in un estremo rischio in questo momento. La tentazione, no, di riaprire un centro così io ce l'ho. Bisognerebbe trovare le energie, che questa è un'altra cosa. Ma io credo che, guarda, più studio quello che avete fatto, più mi informo e più vengo a sapere di tutto quello che avete fatto e più penso che sia stato, cioè che sarebbe ancora adesso utilissimo, ma proprio utilissimo da un punto di vista proprio pratico, cioè non solo come sapere cosa è stato fatto, ma bisognerebbe tornare a fare quello che facevate, quello che, a dire quello che dicevate, a leggere quello che leggevate, perché davvero ogni tanto mi sembra che si debba ripartire in una situazione che comunque non possiamo negare che sia migliorata rispetto a quella che era la situazione dei primi anni 70, ad esempio, no? Cioè le potenzialità ci sono adesso, ma proprio per questo, come dici, è molto pericoloso quello che sta succedendo, perché se non ci rendiamo conto di tutte queste potenzialità e non ci rendiamo conto di come si stava e come ci si è arrivati, io No, sì, il rischio un po' di tornare indietro c'è, no? Il rischio c'è, soprattutto adesso assolutamente. con questa pandemia, con questa situazione così difficile per le donne si sono ritrovate chiuse a casa con il lavoro a casa, con i figli a casa. Io pensavo che questo desse una scossa, e invece no. Perché le donne sono delle grandi incassatrici, come si dice, non so se cioè, sopportano molto. E questo è il nostro limite, sopportiamo troppo, cioè, sono troppo abituate a sopportare. E in questa situazione vedo che il rischio di andare indietro c'è. Vedi te come viene attaccata la 194, no? In Umbria Assolutamente. è proibito questo, o alcune sentenze per cui un femminicidio niente, va impunito addirittura, oppure no? Ci sono questi segnali, no? Di arretramento. Però ecco, di questo si potrebbe fare un tema politico, perché oggi la civiltà della cura, no? Deve assolutamente prendere una centralità. Cioè, nel momento, e non soltanto per questa pandemia, ma nel momento in cui cominciamo a contare in anni l'acqua bevibile e l'aria respirabile, vuol dire che questa cultura così prensile, così in un certo senso legata al concetto di conquista con cui siamo andati avanti, no? Fino adesso, che è una cultura, soprattutto una cultura maschile, no? Debba entrare in crisi, perché siamo Assolutamente. arrivati al limite, cioè l'avventura sul pianeta della specie umana sta sul finire, quindi dovremmo cambiare passo, dovremmo cambiare appunto civiltà. E in questo si dovrebbe arrivare alla civiltà della cura, che ha, diciamo, dei soggetti diversi, cioè se i valori erano la forza, no?
Oggi, no, invece il soggetto si riconosce debole, si riconosce fragile, si riconosce nella sua verità, perché noi abbiamo bisogno di cura da quando nasciamo a quando moriamo e siamo veramente legati gli uni agli altri, no? E siamo dipendenti. Quindi tutti questi valori di forza, libertà, vanno cambiati per un'altra, cioè per un altro racconto, ed è il racconto della nostra vulnerabilità, del nostro bisogno che abbiamo gli uni degli altri, quindi dipendenza, no? Diventano altri valori. Questi valori appartengono alla civiltà delle donne, perché io sono sicura di una cosa, che ci sono state due civiltà parallele che sono andate avanti nel corso dei secoli, no? C'è stata la civiltà degli uomini, che è questa, una civiltà appunto, no, che valorizza potere, denaro, e forza, con tutti i loro derivati. La violenza la mettiamo anche qui. E c'è stata parallela una civiltà, la civiltà delle donne, che era la civiltà della cura, dell'attenzione, dell'empatia, della commozione, che è stata parallela a questa e che ha permesso la sopravvivenza. Perché l'altra cultura ci avrebbe portato allo sbaraglio molto, molto prima, no? Queste due culture si sono sostenute l'una con l'altra. La Con cultura l'altra. delle donne ha permesso l'altra. Adesso bisognerebbe darsi il cambio. Adesso è la cultura della cura che deve prevalere. E quindi è qualcosa che ci appartiene, che appartiene alla nostra storia, no? Eppure vedo che questo. Si Non, fatica. si parla molto, ma poi di fatto non si fa, cioè non ci sono delle conseguenze, no? Delle conseguenze vere e proprie, perché anche lì tu dovresti, no, muoverti politicamente, creare un grande schieramento di donne. Oggi invece le donne sono molto, molto, molto divise, no? Sì. Molto, ognuno lavora nel suo piccolo, ognuno. No, c'è il suo gruppo, fanno anche delle cose eccellenti. Io lo chiamo un po', ma io lo trovo un femminismo un po' troppo borghese, no? E lo chiamo il femminismo delle esperte, no? Dove tutte sono avvocate, sono economiste, c'è un valore enorme in tutto questo. Ma è un lavoro, però, ognuno per conto proprio, ognuno nel proprio luogo, quindi non c'è. No? Quell'unità necessaria per mostrare la forza delle donne e quindi portare avanti questo discorso della civiltà della cura e quindi essere protagonisti, no? E io vedo invece, ecco, che le donne un po' si ritirano e questa è la mia preoccupazione. Beh, io ti ringrazio per questa riflessione che magari esula, ma non del tutto, fra l'altro, il discorso su Virginia Woolf, ma l'ho trovata affascinante, interessante e soprattutto necessaria, quindi grazie. Chiudo con una domanda che Sì. invece non c'entra con il Virginia Woolf, Ah. ma riguarda la tua esperienza in Rai. Tu hai lavorato alla trasmissione Si dice donna. Sì. È corretto. E io ricordo, perché appunto ho fatto ricerca anche negli archivi Rai, ho trovato questa puntata di Si dice donna, in cui prima c'erano delle interviste a delle braccianti, fra l'altro che andrebbero veramente riviste per ricordarci che non so, interviste attualissime che potrebbero essere fatte ai migranti oggi e che all'epoca venivano fatte alle donne. E già solo questo confronto a livello politico sarebbe interessante. Però dopo queste interviste veniva invece una parte della trasmissione in cui Nadia Fusini spiegava il pensiero di Virginia Woolf con letture di Marisa Fabbri. Ed era, almeno da quello che mi risulta dalla ricerca che ho fatto in Rai, era la prima volta che Woolf compariva sia in radio sia in televisione così dichiaratamente associata a politiche femministe, a idee femministe, ma non solo appunto da un punto di vista della teoria, no? Cioè si era parlato, non so, della stanza tutta per sé, ma qui invece si metteva
In diretto parallelo, da un lato abbiamo le braccianti sfruttate, il caporalato, e dall'altro, per parlare, usiamo Virginia Woolf. Intanto volevo chiederti cosa ricordi, se riparte di questa trasmissione, se la ricordi, se ricordi qualcosa di come venne ideata. Guarda, non è un servizio che ho curato io e quindi non l'ho organizzato e non lo ricordo bene, però quegli anni erano sicuramente, sarà stato o il 78, il 79 o l'80, ecco, 79, il 20 79, gennaio del 79. erano gli anni appunto, no, del Virginia Woolf, della fondazione del Virginia Woolf. Noi fondammo il Virginia Woolf nel 78 e quindi cominciamo a lavorare su Virginia Woolf in chiave politica, e questo, da quello che tu mi dici, io non lo ricordo questo, da quello che tu mi dici, vedi che c'è una conferma, no? Sì, assolutamente. Sì. Allora ti faccio l'ultimissima domanda davvero, che faccio a tutte le persone che intervisto, ovvero se dovessi regalare un libro di Virginia Woolf a un giovane lettore o una giovane lettrice che non l'hanno mai letta prima, quindi un modo per introdurli a Woolf, Guarda, a una cosa giovane regaleresti? lettrice, beh, io sono legata ai suoi testi politici, quindi alla giovane lettrice regalerei una stanza tutta per sé, a un giovane lettore regalerei le Grazie, grazie mille Alessandra Bocchetti, è stato bellissimo ascoltare le tue testimonianze, è stato utilissimo anche per il mio lavoro, quindi ti ringrazio moltissimo. Grazie a voi.